Sono onorata di introdurre Fiammenta, che affronta la difficile vita quotidiana di Porto Principe con la sua professionalità, la sua flessibilità e la sua generosità umana. Grazie L'ambasciatrice di Haiti in Italia ha voluto ringraziare così Fiammetta Cappellini, la volontaria bergamasca dell'AVSI che a gennaio passò le cronache per aver deciso di rimanere a Port-au-Prince, rimandando in patria il suo bambino. A marzo la incontrammo all'aeroporto di Linate, quando, finita la prima emergenza, tornò ad abbracciare suo figlio e i suoi genitori. Davanti a una platea sterminata qui a Rimini, a corso sentire storie di volontariato in Camerun come ad Haiti, Fiammetta ha voluto spiegare il perché di quella scelta. E la risposta alla domanda che tantissima gente mi fa e che continuano a farmi: come hai trovato il coraggio di restare? Ecco, io vorrei chiedere come si può trovare il coraggio di andarsene di fronte a delle persone che stanno aspettando te. Nella giornata in cui al meeting si discute della frase di Don Giussani che caratterizza questa 31esima edizione, Fiammetta Cappellini, volontaria dell'AVSI, invita a non dimenticarsi di Haiti. Ci sono ancora dei bisogni di prima necessità a cui non è stata data una risposta. Nonostante questo, mentre ancora si pensa a questa prima urgenza, è necessario cominciare a pensare al futuro, alla ricostruzione, perché la gente possa avere dei segni di speranza e credere nel fatto che c'è ancora un futuro per questo paese. Anche lei crede nel futuro di Haiti, visto che ha riportato lì suo figlio? Io sì, io ci credo molto, per mio figlio, ma per tutti i bambini di Haiti.